Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un gioco che quando ne sono venuto a conoscenza sono rimasto a bocca aperta, anche perché penso l'avrete intuito da questo inizio di video. Guardate qui davanti che scenografia c'è, riprodotta fedelmente in cartoncino, però in 3D, di una casa maledetta o la classica casa che ricorda un po' anche film horror slasher come Nightmare on Elm Street o anche Halloween e altri film del genere dell'epoca. Si parla di Terrorscape, un gioco competitivo horror dove ci si dovrà muovere in segreto, simile ad altri giochi che ho trattato qui sul canale in passato, edizione italiana a cura di Pendragon, che io ringrazio immensamente di cuore per la copia offerta per la recensione. Terrorscape è un gioco da 2 a 4 giocatori dove una parte, un gruppo fanno sempre i sopravvissuti e anche se giocate in due, il giocatore che tiene i sopravvissuti li deve usare tutti, mentre l'altra parte, la controparte, sarà sempre killer. In un gioco che ricorda molto da vicino, se vogliamo, anche un videogioco di grande successo come Dead by Daylight. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Terrorscape, in questa edizione italiana a cura di Pendragon, è stato un Kickstarter di grandissimo successo, anche perché, come a breve vedrete a video, è un gioco che ha una componentistica all'interno veramente interessante e fatta bene. Si parla addirittura delle miniature dei sopravvissuti. Abbiamo una rappresentanza del classico di quell'ambientazione lì, perché la storia di questo gioco vuole che questo gruppo di sopravvissuti si sono spersi in questo bosco, in questa foresta, e ha iniziato a diluviare. Hanno visto in lontananza questa casa e visto che c'era veramente un tornado, una burrasca, si sono rifugiati al suo interno, per poi fare la triste scoperta che all'interno c'erano degli efferati assassini. Le miniature dei killer vanno dal classico pazzo immenso con la motosega, che ricorda un po' una fusione, se vogliamo, fra un Bubba di Non aprite quella porta o anche un Jason di Venerdì 13. Poi abbiamo la classica bestia o lo spettro che addirittura sparisce, passa attraverso le pareti. E dall'altra parte abbiamo altri svariati mostri in tutte le espansioni negli stretch goal o le espansioni che potete comprare anche a parte. Addirittura si prevedono anche, se non erro, ce n'era una con un mostro, un alieno venuto dallo spazio. Quindi comunque il parco di mostri è veramente molto vario e, come detto in fase di apertura e di sigla, anche per i mostri scelti alla fin fine capostipiti del genere slasher, ricorda molto come il gioco Dead by Daylight. Che cos'è Terrorscape? Terrorscape è un gioco dove, come vedete, c'è un tabellone che è diviso in due parti ed è praticamente speculare, è lo stesso, a parte la divisione delle carte. Da una parte c'è l'interno della casa dove giocheranno i sopravvissuti e dall'altra parte c'è l'interno della casa dove giocherà il killer. Sopravvissuti che sono sempre un gruppo, quindi anche che giocate in due, uno deve tenerli tutti quanti, il killer che è sempre uno e uno soltanto. La casa è divisa in varie stanze, ad esempio l'ingresso, che è una delle due zone da cui è possibile ovviamente scappare dall'interno dell'abitazione, perché poi un classico, appena siete entrati, le porte si sono chiuse, sbarrate, e uno dei due modi per fuggire da questa casa sarà trovare le 5 chiavi, che potranno essere trovate muovendosi in giro per la mappa, e laddove c'è in alcune stanze, tipo nella galleria, il simbolo di una chiave, potrete andare a fare una delle vostre azioni, che le azioni sono svariate, sono 6, tipo rompere una barricata eretta dal killer, fare un'azione di ricerca, combattere, cose del genere, ma l'azione principale è quella appunto di anche andare a cercare all'interno di una stanza con la chiave dal mazzo degli oggetti. Si trovano degli oggetti che potranno essere oggetti per combattere, per difendersi, kit di pronto soccorso o anche le chiavi. 5 chiavi aprono la porta, o se no andate nella stanza dove c'è un ingranaggio che sarebbe il soggiorno, e nella stanza del soggiorno c'è una radio. Al momento che sarete riusciti a mettere in funzione con varie azioni e vari pezzi la radio, chiamerete un classico, la polizia. E si andrà sulla tabella della polizia, e se riuscirete a resistere per i prossimi 5 turni, arriverà la volante della polizia che faranno, sfonderanno l'entrata e vi salveranno dal killer. Il killer dall'altra parte gioca
non conoscendo le vostre mosse, perché bisogna giocare sull'onestà su Terrorscape. Quindi, come vedete, questa casa bellissima, che tra l'altro, piccola cosa, è anche Dice Tower, cioè bellissima, e anche per tirare i dadi è una cosa spettacolare, una trovata bellissima, così non vanno a giro per la stanza. È anche un divisorio per non farci spiare. Quindi, come nel gioco di Camp Apache, per farvi un esempio che ce lo rivede abbastanza, voi dovrete giocare senza vedervi i sopravvissuti da una parte e il killer dall'altra, e nessuno sa dov'è quell'altro. Quindi, come si muove il killer? Ovviamente con i suoni, con il rumore. Quando i giocatori vanno a cercare oggetti, prendono segnalini paura e per ultimo prendono un segnalino rumore, viene fatto un rumore e viene comunicato al killer onestamente. Tipo, il rumore è stato fatto nell'ingresso. Ma non vuol dire che se vai nell'ingresso troverai qualcuno, perché loro nel frattempo, mentre te ci arrivi, loro sono scappati. Quindi è un po' un gioco di mistero e anche di deduzione. Il killer ha la sua carta, dove praticamente andando avanti pescando carte e finendo il suo mazzo diventa sempre più forte. Quando il killer si va a muovere, entra in una stanza e lo dice, perché il killer, le mosse del killer sono pubbliche, almeno che non diventi evanescente. Ma quando è, infatti trovate dentro la scatola due miniature per ogni killer. Quando il killer si muove, deve comunicare dov'è e i sopravvissuti lo sanno. Quando il killer entra in una stanza dove è nascosto un sopravvissuto e fa un'azione di ricerca, parte un combattimento e si andranno a tirare dei dadi dei sopravvissuti, che sono 4 dadi meno i segnalini paura, più bonus dato dall'oggetto. Il sopravvissuto tira il dado nella Dice Tower e se col risultato fa uguale o superiore all'attuale forza del killer, è riuscito a scappare. Il killer non si può uccidere, ve lo dico subito, si può tutt'al più rallentare. Se invece il killer vince lo scontro, ferisce il sopravvissuto, che gira la carta dalla parte del ferito, e quindi, come ripeto, la carta del sopravvissuto, come vedete da schermo, dalla parte normale viene girata alla parte ferito. Se il sopravvissuto dovesse subire una seconda ferita, ovviamente, e qui è proprio identico a DBD, sarà ucciso, e nel momento che verrà ucciso la partita è persa, perché basta che muoia soltanto uno dei sopravvissuti, un po' come in Zombicide, la partita da parte dei sopravvissuti è persa e il killer ha vinto. Il killer non deve ammazzare tutti, ne deve ammazzare solo uno. Quindi è buona cosa e premura del gruppo di sopravvissuti cercare di nascondersi o trovare le 5 chiavi o riparare la radio. Le chiavi le puoi trovare in silenzio. La radio, quando la ripari, fa rumore, perché con la cassetta degli attrezzi fa rumore. Quindi riparare la radio attira il killer. Però è più facile da una parte, perché dici perlomeno non devo cercare le chiavi e mi faccio salvare dalla polizia. In conclusione, questo Terrorscape è un gioco, come dice la scatola, dai 30 a 45 minuti, sì, prese le regole veramente velocissimo, poi ve lì ci sono anche i compendi all'interno, che vi spiegano proprio la vostra parte delle regole senza dover leggere quella della controparte, dai 14 anni in su. Ora mi trovo d'accordo per il genere trattato, perché è difficile metterci un ragazzino di 8 anni e spiegargli che c'è un killer con la motosega che vuole tagliare le teste alle persone. Però a livello puramente di tema, sono d'accordo. A livello di difficoltà, no. A livello di difficoltà sembra veramente quasi un gioco della Milton Bradley, fine anni 80, primi 90, è veramente semplicissimo a livello di regolamento, e qui ci potete mettere, secondo me, giocare anche un bambino di 9-10 anni senza problemi, perché poi anche le cose da leggere sono poche, sono dei numeri fondamentalmente, quindi il vero testo è sulle carte oggetto, ma è poca roba, cioè non è che ci sono 300.000 oggetti in questa casa qui. Quindi comunque a livello di regolamento è veramente semplice. E per me è un gioco che vale veramente tantissimo da morire. Ora vi lascio un attimo con i consigli per gli acquisti, dove acquistarlo. Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo che come sempre il suddetto gioco o tutti gli altri trattati su questo canale potete ordinarlo dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola, di cui troverete sempre in tutti i video, primo link in descrizione e in sovraimpressione, al miglior prezzo sul mercato. E se andate sul sito e un prodotto che ho trattato sul canale lo trovate ma le copie sono finite oppure non è più disponibile, mandate una mail al supporto tramite il sito e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvi un gioco se non ne ha più copie oppure giochi fuori catalogo, sempre al miglior prezzo disponibile, e ricordatevi di usare sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Per spese superiori ai 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa, quindi anche se abitate all'estero o sulle isole
Gioco Libreria Semola in 48 ore vi consegna. Mi raccomando, non vi fermate. Se andate sul sito e il prodotto non lo trovate o è finito, scrivete al supporto per chi ve lo ordina. Comunque, Gioco Libreria Semola si attesta sempre come il miglior servizio assolutamente dove acquistare giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame, pitture e molto altro. Ciao a tutti! E io colgo l'occasione per ringraziare di cuore Pendragon per avermi fornito questa copia per la recensione, edizione ovviamente localizzata al 100% in italiano. Per me è un gioco passato a pieni voti e uno potrebbe anche dire sì, ci vuole un po' a smontarla, a metterla a posto, cioè però volete, cioè, guarda bella, ma ti immagini giocarlo con un faretto che te la illumina un pochino, oppure magari un pochino luci soffuse la sera, cioè è un gioco che fa tanta ambientazione, magari con una colonna di sottofondo di, non lo so, di John Carpenter, ci starebbe veramente da paura. Quindi come titolo è molto interessante, spero di avere l'opportunità in futuro di presentarvi anche le espansioni. Molto molto bello. Ciao, alla prossima!